Bentornati sul canale ragazzi, è arrivato finalmente il momento del video confronto fra queste tre cuffie Realme Le Buds Air 2, le Buds Q2 e le Buds Air 2 Neo Le abbiamo provate in queste settimane e mi sono piaciute tutte e tre Ma ovviamente si differenziano, seppur molto simili, per alcune cose Per cui le metteremo qui sul tavolo del confronto, le andremo ad analizzare nel dettaglio E cercheremo praticamente di decretare quale sia il migliore acquisto da fare fra queste tre sono tutte cuffie che vi dico subito, sono al di sotto dei 50 euro, ma per specifiche tecniche più approfondite, per alcune riflessioni, io vi rimando prima di tutto alla recensione completa di ognuno di loro, perché in questo video confronto cercherò di essere quanto più eh, conciso possibile in maniera tale da non fare un video troppo lungo. Adesso le mettiamo qui sul tavolo, le andremo a vedere da vicino per l'ultima volta, sia custodia che cuffie. E Quindi cominciamo questo video confronto. Eccole, finalmente sotto i riflettori vi dico subito che tutte e tre le cuffie sono di tipo in ear, ma partiamo subito con i materiali: sia le custodie di ricarica che le cuffie al loro interno sono tutte quante in plastica. La cosa che cambia è la finitura, perché sulle Buzz Q2 e sulle Air 2 neo abbiamo una finitura di tipo opaco, Logo nero lucido sulle Buds 2 e bianco sulle Buds Air 2 Neo, mentre le uniche con finitura lucida sono proprio le Buds Air 2. Volendo dare il primo vincitore per quanto riguarda la custodia di ricarica, per me sono le Buds Air 2. Sono quelle che mi sono piaciute di più, anche se ovviamente il fatto di avere lo scatolotto ehm, con finitura lucida sicuramente attira di più i graffi, ma la qualità costruttiva generale leggermente più alta rispetto alle altre due. Continuando a parlare di queste custodie di ricarica vi dico subito che boccio a pieni voti le Buds Q2 perché hanno questo slot di ricarica di tipo micro usb promosse invece le Air 2 Neo tipo C sul retro e le Buds Air 2 che hanno anche loro una porta di tipo C. Prima di farvele vedere nel dettaglio le cuffiette vi parlo di connettività bluetooth 5.0 bluetooth 5.2 e bluetooth 5.2 per le Buds Air 2 scusate il gioco di parole quello che cambia in questo caso è la velocità di connessione quando provate a collegarle con il vostro smartphone. Sono molto più lente le Buds Q2, fanno un po' meglio le Buds Air 2 Neo, mentre sono sicuramente più veloci quando provate a collegarle le Buds Air 2. Quando aprite lo scatolotto vedrete sulle Buds Air 2 e sulle Buds Air 2 Neo il LED di notifica che vi indica che la batteria è ancora al di sopra del 20%, diventerà praticamente rosso al di sotto di quella soglia. Mentre sulle Buds Q2 abbiamo sì il LED di notifica, ma praticamente non si illuminerà mai se non quando le andrete a caricare. Posso farvi vedere adesso praticamente le cuffie tutte quante nel dettaglio per l'ultima volta, così vi posso far apprezzare anche quello che vi dicevo in una delle recensioni, credo quella delle Buds R2 Neo, perché loro sono molto simili nella forma, ma loro sono leggermente più grandi. Design a caleidoscopio per quanto riguarda le Buds Q2, mentre abbiamo questa finitura lucida sulle Baz Air 2 rispettivamente per entrambi sulla parte laterale quindi dove andate a interagire con i vari tap per poter mettere play o pausa mentre il design è molto più classico per quanto riguarda le Baz Air 2 anche se loro presentano una finitura lucida sulla parte laterale vi dico che quelle che mi sono piaciute di più sono le Baz Air 2 Neo e per quanto riguarda le certificazioni abbiamo IPX 4 per le Baz Q2 IPX 5 per le Air 2 Neo e i Pix 5 per le AR2. Cosa cambia? Che loro sono resistenti solamente agli spruzzi, mentre le Buds Air 2 Neo e le Air 2 sono resistenti anche ai getti d'acqua. Possiamo parlare finalmente di qualità audio. Quelle che si sentono peggio sono le Buds Q2 e quelle che si sentono meglio sono le Buds Air 2 Neo. Probabilmente per come sono concepite, ma vi posso dire che una volta messe nelle orecchie e provate tutte e tre, quelle che si sentono effettivamente meglio di tutte sono proprio le buzz Air 2 Neo. Per quanto riguarda la qualità audio in chiamata, si sentono tutte quante bene, nel senso che chi sta dall'altra parte riesce a sentirvi, anche voi riuscite a sentire chi vi sta parlando, ma diciamo, non avendo la cancellazione del rumore del buzz Q2 sicuramente sono quelle che fanno peggio. Quindi un po' meglio le Buds Air 2 Neo e le Buds Air 2 grazie al discorso della cancellazione dei rumori che va a sopprimere i rumori fino a 25 decibel. Passiamo adesso al lato software, ovviamente quelle più complete sono le Buzz Air 2, ma andiamo con ordine. Sulle Buzz Q2 troviamo ovviamente la possibilità di impostare la modalità gioco, quindi quella che ci permette di raggiungere la latenza di 88 millisecondi, quindi audio e video perfettamente sincronizzate. E l'unica cosa in più che abbiamo è la modalità audio, ovvero abbiamo la possibilità di switchare fra la modalità bass-boast, che ci permette di amplificare un attimino i bassi, la modalità dinamico e la modalità luminosa, che rispettivamente vanno a diminuire. La quantità di bassi percepita sulle Buzz Air 2 troviamo quello che troviamo sulle Buzz O2. Quindi modalità audio e modalità gioco. E in aggiunta abbiamo praticamente il miglioratore del volume e la risposta automatica. Ovvero, abbiamo la possibilità di migliorare il volume massimo delle cuffie e di rispondere in automatico. Ovvero, quando ricevete una chiamata, aprite la custodia di ricarica e mettete una cuffia nell'orecchio, risponderete automaticamente alla chiamata. Infine sulle Buzz Air 2. Troviamo tutto quello che troviamo sulle Buds Q2 e sulle Air 2 Neo e in aggiunta abbiamo il sensore che ci permette praticamente di stoppare tutto quello che state riproducendo quando togliete una cuffia e di riprendere la riproduzione ovviamente quando la rimettete all'interno dell'orecchio. Parliamo adesso di autonomia, tutte e tre vanno bene lato autonomia, io mi sono trovato benissimo. Avete anche la possibilità, ovviamente, di ricaricarle più volte grazie alle custodie di ricarica. Tutte e tre presentano una ricarica veloce. Quando sono scariche, vi basta inserirle all'interno della custodia di ricarica e dopo 10 minuti praticamente avrete la bellezza di 2 ore di riproduzione. Sicuramente quello che cambia, invece, per quanto riguarda il discorso della batteria, sono i tempi di ricarica perché le più lente a caricarsi ovviamente sono le Buzz Q2 e le più veloci sono le r 2. Ve le dico in dettaglio, ci vogliono 1 ora e 40 minuti per ricaricare solamente le cuffie, 2 ore e mezza per ricaricare cuffie più custodia, 1 ora e 30 minuti per ricaricare solo le cuffie e 2 ore per ricaricare le cuffie più la custodia di ricarica. Le più veloci sono loro con solamente 1 ora per ricaricare le cuffie e 2 ore per ricaricare Custodia più cuffie. Passiamo infine ai vari prezzi, che si riferiscono ovviamente a quelli riportati sul sito ufficiale di Realme: 29,99 per le Buds q 2 34,99 le Air 2 Neo e 49,99 le Buds Air 2. Quindi, rispetto ai prezzi che vi ho appena detto, quelle che vincono questo confronto, e anche rispetto a tutto quello che abbiamo detto fino ad ora per ognuna di loro, quelle che vincono questo confronto sono proprio le Buds Air 2 Neo. Ovviamente devo attenermi alla, al prezzo ufficiale di ognuno di questi prodotti, quindi quello dichiarato del Realme. Ma in realtà l'offerta attuale presenta praticamente le Buzz Air 2 allo stesso prezzo delle Buzz Air 2 Neo. Quindi, se volessimo considerare l'offerta attuale, sicuramente sarebbe meglio prendere loro. Ma basandoci quindi sui dati ufficiali, quelle che vengono sono le Realme Buzz Air 2 Neo. Vi dico anche che ho attribuito. A ognuno di loro un punteggio rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato e quelle che hanno ottenuto ovviamente il punteggio più alto sono le Buds Air 2 con 6.2 complessivo su 10, 5.9 le Buds Air 2 Neo e 5.3 le Buds Q2. Questo per dirvi che anche se loro hanno un punteggio diciamo più basso rispetto alle Buds... Air 2 secondo me sono l'acquisto da fare perché poi alla fine quello che gli manca rispetto alle bazze Air 2 è il sensore che praticamente quando rimuovete una cuffia va a stoppare tutto quello che state riproducendo ma secondo me alla fine non giustifica la differenza di prezzo che poi la qualità costruttiva diciamo di tutte e tre le cuffie è molto simile e quindi secondo me vale la pena acquistare proprio le bazze r 2 Neo. Io spero di avervi aiutato con questo video confronto. Tra l'altro, è il primo del canale. Spero di poterne fare tanti altri. Spero di poter portare più avanti tante altre cuffie e anche tanti altri prodotti di altri brand. Ma per adesso è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video che arriverà la prossima settimana, come al solito, di mercoledì. Se vi è piaciuto il video e avete voglia di commentarmi, di chiedermi qualcosa, qualche altro aggiornamento, qualche altra info su queste cuffie, scrivetemi nei commenti oppure anche in direct su Instagram perché ultimamente mi stanno arrivando dei messaggi di alcuni di voi che hanno bisogno di una mano, magari non con le cuffie ma con qualche altra cosa rispetto a qualche video che hanno visto, mi fa molto piacere questa cosa, quindi scrivetemi. Spero di poter rispondere a tutti quanti. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Harking Globe e da tutte le cuffie reali. Ciao.